Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Finalmente apro questo canale dopo un po' di tempo. Io sono il Dejo e inizio oggi proprio con Dirt Rally. Perché proprio con Dirt Rally? Io sono sempre stato appassionato di rally, tempi indietro ho giocato a quasi tutti i titoli appunto dedicati alla simulazione di rally. E oggi vi porto appunto Dirt Rally, così una gara, faremo una gara giusto così per divertirci, giusto per aprire appunto questo canale dove porterò principalmente giochi simulativi, ma non solo. Simulativi saranno quelli che porterò maggiormente perché sono quelli che più mi piacciono. Però diciamo in generale io ho sempre giocato un po' a tutto quanto, quindi anche insieme a voi poi vedremo di decidere quali tipi di gioco inserire tra i nostri video. Iniziamo quindi da qui perché anche se è un titolo che è già uscito da un po' di mesi, al momento secondo me questo è il top per quanto riguarda la simulazione. È difficilissimo come gioco, è molto facile sbagliare, se si sbaglia si paga. Quindi iniziamo da qui, anche se sono usciti come detto altri titoli nel frattempo come WRC 6, e vedremo anche sentendo le vostre opinioni, sentendo la vostra se portarlo o meno. Come cosa dire, altri titoli simulativi che porterò, che comunque porteremo, anche se sono già usciti anche questi da un po', saranno sicuramente Formula 1 2016. Ci sarà Assetto Corsa, se riusciamo vediamo anche di portare magari qualcosina di Project Car, anche se è abbastanza lungo, poi vedremo man mano che si va avanti quello che uscirà. Questo per quanto riguarda le quattro ruote. Per il resto, ragazzi, ce n'è di tutti i tipi, da Farming Simulator piuttosto non ci pensavo più. Euro Truck Simulator, anche c'è il 2 oppure quello americano. Poi vedremo insieme appunto cosa affrontare. Oggi partiamo quindi da qui. Io direi di andare a fare una partitina singola. Vedremo poi con il primo video appunto di Dirt Rally le varie opzioni che avremo: campionati, eventi online, eventi PvP, campionati personalizzati, gestione team, garage, tutte cose che approfondiremo appunto con l'inizio appunto di questa serie su questo titolo. Io direi adesso andiamo a creare un evento personalizzato, andiamo a vedere proprio il rally. Vediamo, possiamo partire anche da qui. Vediamo, tappa 1, difficoltà. Dunque, qui dovrebbe essere, se non sbaglio, master, la difficoltà maggiore, mentre aperto dovrebbe essere la difficoltà quella più semplice. Mettiamo master, tanto ci divertiamo un po'. Come aiuti, io non utilizzo nessun tipo di aiuto. Vediamo così come può andare, calcolando che, vediamo un attimo, calcolando che appunto è un gioco molto molto difficile. Se si sbaglia c'è poco da fare, nel senso che si esce. Qua facciamolo un po' a caso, vediamo cosa viene fuori. Ok, prendiamo questo. Stavo dicendo, qui è molto difficile perché se si sbaglia si paga, nel senso che si perde sicuramente la tappa che si sta facendo, si perdono un mucchio di secondi, e quindi anche da questo punto di vista è molto molto simulativo e quindi ci piace così. Dunque, anche nella carriera ho visto che abbiamo la possibilità di scegliere appunto tra queste varie categorie. Ora, visto che dobbiamo iniziare con la carriera dagli anni 60 per una questione di budget, che poi vedremo, direi di iniziare da qua e magari di scegliere una di queste
macchine. In questo caso qui abbiamo la possibilità di utilizzare dunque la macchina con una trazione posteriore rispetto alle altre due che hanno la trazione anteriore, con un peso leggermente minore, una potenza leggermente maggiore, quindi perché no? Io direi di andare sulla nostra Alpine, Renault Alpine A110. E vediamo cosa riusciamo a fare in questo piccolo evento. Dovrei aver impostato tutto quanto del volante, però adesso lo vediamo subito. Ok. Si parte, vediamo un attimino se è tutto ok. Allora, come visuale, allora in questo caso si vede che come master mi dà queste due visuali qui. Io sceglierei questa visto che col volante è come un po' come averla, diciamo, avere il volante impostato. Di solito io utilizzo la telecamera sul cofano, ma perché mi dà un feedback migliore, è un po' più diretto. Comunque facciamoci questo giro, vediamo come va. 60 inclinate, Partiti. terza 6. E sinistra 5. Si va in discesa. In destra 4 media. In sinistra 4 lunga. In destra 3. In sinistra 6 crinale. E sinistra 5 su crinale si apre, crinale si restringe. Destra 4 non tagliare. Non è semplice, come Centro. detto. Sinistra 1 lunga crinale. Io ho fatto già qualche prova, vi dico In la destra 3 verità. lunga. Anche Incurva sinistra 1. guidare e riuscire a parlare è un pochettino difficile perché si perdono le indicazioni In del sinistra 6 mantiene navigatore. 80, piccolo crinale. In destra 6 lunga. In sinistra 6 lunga, su cunetta crinale 80. Destra 5 media. E sinistra 4 60. Tieni la destra su crinale. Comunque ragazzi, è un Sinistra gioco 1 continua per veramente, centro. veramente fantastico. Siamo in vantaggio di 1 secondo e 8. Buona la In nostra destra prova 6, finora. tieni la sinistra su crinale. In destra 6 su crinale, possibile salto 80. Sinistra 6, in destra 5 si restringe e diventa 2. In sinistra 5 continua per 80. Ho dovuto Attenzione, si restringe diminuire un all'istante pochettino crinale. Destra 6 lunga continua su le crinale, possibile salto impostazioni 80. del mio volante, perché veramente il volante Destra della 5 su crinale, Thrustmaster possibile salto non tagliare 60, si ha restringe. Sinistra 5 media 60. una potenza allucinante Destra 5 media si e restringe, diventa 3, lunga non tagliare 80. al massimo veramente risulta difficile Sinistra 6. utilizzarlo. In destra 4 si restringe, non tagliare. E destra 5. Sinistra 6. Crinale destra 6 e crinale destra 6. In attenzione, sinistra 5, lunga non tagliare, stai al centro, su crinale si restringe. 60. Al secondo intertempo siamo in vantaggio Destra di 6 quasi media. 4 Sinistra 6 secondi. 60, tieni la sinistra dopo il bivio. Destra 6 media. Sinistra 5 media, non tagliare 250. Stai al centro sul piccolo crinale dopo il bivio 100. Bella la grafica. Attenzione, rallenta grande cunetta, destra 4. Belli anche i suoni di Sinistra questo 5. dirt rally. E sinistra 5 si restringe, diventa 3, non tagliare 100. Attenzione, destra 5 lunga, si restringe, non tagliare. E sinistra 3, non tagliare su avvallamento. E destra 5, crinale. Sinistra 1, media, non tagliare. Andiamo di Destra freno a 6, mano, 60, via. cunetta. E destra 5, lunga, si Buono, apre. buono. E sinistra 2, media, non tagliare, 60. Siamo in vantaggio ancora, abbiamo aumentato ancora un pochino Sinistra 6. nel terzo In destra 5 intertempo. lunga. In sinistra 5 media si restringe. In destra 5 60. Destra 6 su cunetta 60. Sinistra 6. Destra 5 media 80 su due piccoli salti.
In attenzione, destra 4, non tagliare, tieni la sinistra su crinale. Come vedete, le piste sono veramente, veramente impegnative. Non c'è molto margine di errore. Vedete sulla destra le rocce, sulla sinistra ci sono questi alberi. Se si sbaglia, si va direttamente fuori proprio. Siamo sempre in vantaggio anche in questo intertempo. Come vedete a sinistra si va giù di sotto, c'è un burrone. Sinistra 6,60, destra 2 continua per 100. 60, sinistra 4 lunga, 100 sul finale, possibile salto. Ok, attenzione, si sale. 3 media si restringe. In sinistra 6 media non tagliare, 80 crinale. In tieni la sinistra salto. Attenzione alle rocce. Destra 5 per 80 si restringe, diventa 2 si restringe, è scivoloso. In sinistra 6 media non tagliare. Siamo circa a metà tappa. Sinistra 6 80. Ora le tappe della carriera, io ho fatto qualche prova, sono leggermente più brevi se non sbaglio, però qua abbiamo guadagnato ancora qualcosina, ora si va in discesa. È difficile, in discesa si guadagna molto di più, specie con queste macchine, attenzione, con queste macchine che sono meno potenti, diciamo. 60 crinale. E sinistra 2 lunga. Però scusate se ma non riesco a parlare molto. Comunque stavo dicendo che in discesa si guadagna molto di più. Però è anche più difficile calcolare i punti di frenata, di sterzata, è molto più facile anche sbagliare. E destra 5. E sinistra 4 media non tagliare. In crinale possibile salto. Attenzione sinistra 6, curva destra 1, media non tagliare. E sinistra 4. Curva sbagliata in questo caso. Abbiamo perso qualcosina, siamo a 3 secondi di vantaggio. Vediamo di riaccelerare un pochettino, ma iniziamo a avere anche il parabrezza sporco, quindi viene un po' difficile. Vediamo se riusciamo a trovare il tasto per attenzione a questa S, veramente difficile. In sinistra 5 media, destra 6, attenzione tieni la destra su crinale. In curva sinistra 4 lunga non tagliare 100. Tieni la destra su crinale. Ok, ci stiamo avvicinando alla parte finale. Speriamo di non sbagliare proprio qua. E sinistra 5 crinale. Tanto abbiamo perso, attenzione. Sinistra 6, 60 in crinale. Sinistra 4 lunga non tagliare, si restringe, diventa 3. Destra 1 media. Abbiamo perso il nostro vantaggio. Vediamo se riusciamo a recuperarlo in queste ultime curve. E destra 1 media. 80 stai al centro sul crinale. Ok. Attenzione si restringe sinistra 6 sul crinale, destra 5 non tagliare 100. Attenzione si restringe destra 6 lunga. Attenzione. Sul crinale. Come vedete basta 6, poco davvero per uscire. Attenzione frena 60 destra 3 me. E sinistra 4 me. Bene, qua vediamo se abbiamo recuperato qualcosina. No, no, no. Siamo indietro. Peccato perché eravamo in vantaggio di parecchio, ma è andata bene, abbiamo portato la nostra auto a casa. Comunque siamo arrivati secondi. Io direi, ragazzi, come video di apertura può essere un buon augurio per la nostra carriera qui su Dirt Rally. Io per il momento vi saluto, quindi vi aspetto con la serie di Dirt Rally e poi vedremo se riusciremo ad iniziare anche qualche video di qualche altro, su qualche altro titolo. Per il momento quindi
Questo è tutto, io vi saluto, lasciate un bel like, condividete il video se vi è piaciuto, iscrivetevi e niente, alla prossima, ciao dal Degio.